Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon pomeriggio ai nostri rete ascoltatori in diretta, buon pomeriggio anche a chi dovesse ascoltarci o guardarci in differita su questo canale o su uno dai, dalle, dalle più rosse, diciamo, tonalità. Eh, dalle nebbie di Alessandria eh, do un saluto a eh, Francesco Borgoglio. Come stai, Francesco? Tutto bene, Claudio. No, per fortuna c'è il sole, nonostante Alessandria sia la grigia per eccellenza, però oggi incredibilmente c'è il sole. Sì. Bene, 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 mi fa piacere anche qui in Brianza e mm. niente, come tutti sapete, siamo qui. Eh, come spesso succede nei venerdì pomeriggio eh, con la redazione di Bad Comics per parlarvi della pubblicità dell'S Lunga. Oh, allora esatto. Francesco, cosa ne pensiamo di questa pesca? Eh? Guarda, posso... <ride> eh, posso dirti una cosa? Sì? Eh, devo dichiarare tutta la mia ignoranza perché non l'ho proprio seguita, non, lo, non so di che cosa stanno parlando, te lo giuro, lo giuro. Non Guarda, so io pure, e infatti, questa stupida gag eh, serviva a dirvi che invece no, fortunatamente no, mentre tutti, eh, per ragioni che ancora non ho approfondito, ed evidentemente anche Francesco, ehm, stanno parlando di questa pesca e di questa pubblicità dell'S lunga, noi fortunatamente siamo qui per parlarvi di fumetti! E quindi, Francesco, visto che so che hai dei titoli abbastanza roboanti in serbo per noi eh, soprattutto nel nel come dire, per eh, appunto il titolo di, cui, di titoli di cui stiamo parlando ti chiederei di iniziare con il tuo menu settimanale allora è un menu molto ricco sicuramente abbiamo il quarto romanzo quarta light novel eh, di evangelion anima poi Dulcis in fundo, visto che questo mese si è conclusa, ne, ne prendo un mazzetto a, a caso, si è conclusa la eh, splendida collection edition del, del, dell'opera originale di, di Van eh, parleremo anche di questo, parleremo eh, per quanto riguarda ancora il Giappone di un grandissimo autore come Tsutomu Takahashi, con eh, il primo numero del suo... Eh, Jumbo Max ma non soltanto perché eh, c'è un'altra opera dell'autore che è Guitar Shop Rosie e, e, poi, e poi non potevamo, non potevamo, lasciarci, non potevamo eh, lasciarci la bocca amara senza un po' di dolce con il mondo Disney e con PK e infine... Eh, si va in Italia per l'ultimo eh, inedito di Diaboli, quello di settembre, che si, il mese che si sta chiudendo, il, la scelta di Altea. Bene, 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 bene. Anche, anche il mio di un menù è, è di una ricchezza notevole. Partirò dal, come dire, dal, dal titolo meno nazional popolare, se vogliamo meno esplosivo, e quindi parto da... Eh, la Medusa Immortale, eh, cioè eh, graphic novel targato Feltrinelli Comics di Diego Caielli e Francesco Frongia. Poi passiamo a qualcosa che fa parte sicuramente del grande immaginario collettivo e, in particolare, del grande immaginario collettivo del fantasy, ma non necessariamente. A fumetti, ovvero quello di Magic, secondo volume targato Panini Comics, eh, dedicato a um, questi fumetti tratti che mi stanno piacendo parecchio. Devo dire, dal gioco che non ho mai frequentato, di carte di Magic. Mm, questo secondo volume che si sottotitola diciamo il Planeswalker nascosto. E poi rimaniamo con altri due volumi Panini Comics, il primo dedicato alle storie di Human Target, della fine degli anni 90. Targate eh, Peter Milligan, uno degli scrittori britannici eh, che eh, più amo, devo dire, e poi eh, vado al contrario, così mi rimane anche in mano perché è il volume da cui inizierò. Parliamo di Batman: La notte del Cavaliere Oscuro, recente eh, ciclo di storie che funziona. Ciclo di storia autoconclusivo eh, di un, un grande, un ottimo autore, eh, un grande disegnatore legato sempre più a doppio filo eh, al, al Cavaliere Oscuro che è Jock. E proprio da qui partiamo, quindi posizioniamo il banner se ci riesce, e appunto parliamo di Batman, la notte del Cavaliere Oscuro. Che bella storia di Batman, uh, che bella, che bella, che bella storia di Batman. Um, Jock, che è eh, un ottimo disegnatore, ma è più di un ottimo disegnatore, è anche un narratore che devo dire mi, mi soddisfa a giorni alterni o uh, per utilizzare un termine uh, caro agli uh, anni 90, quando... Uh, Capitava spesso di sentirne parlare, mi soddisfa a targhe alterne. Jock è questo disegnatore qua, ok? È questo tipo di disegnatore eh, notevolissimo. È un disegnatore di grandissimo impatto. È un, eh, un artista, uno di quegli artisti che sa fare un uso molto sapiente della linea, eh, che sa. Mi um, piace un sacco lo stile di gioco dal punto di vista proprio dell'uso o del non uso delle linee, che sa mh, mettere a frutto uh, gran parte, il, il meglio, diciamo, del, uh, del, del disegno digitale, uh, utilizzando uh, a volte linee molto nette, molto marcate, uh, a volte invece um, lasciar parlare semplicemente il colore, uh, a volte… Uh, simulare gli effetti dei retini purtroppo qui non riuscite a rendervene conto ma uh, Jock utilizza anche dei, dei, delle tecniche vintage nonostante sia un disegnatore uh, ultramoderno uh, un, uh, un, grande, um, come dire, un grande completista da un certo punto di vista Jock, della, um, della tecnica illustrativa e della tecnica Um, visiva uh, del, del disegno, un grande utilizzatore di tutti, veramente tutti o comunque tantissimi dei mezzi che la tecnologia, uh, la colorazione digitale, il disegno digitale mettono a disposizione oggigiorno degli artisti del fumetto. Uh, e un. Um, Disegnatore, un grande disegnatore che racconta una storia come questa ha per le mani secondo me veramente un gran bel prodotto che cos'è la notte del cavaliere oscuro la notte del cavaliere oscuro ehm, in originale è eh, Batman One Dark Knight ehm, che gioca sul sul ehm, come si dice sul gioco di parole appunto night come notte e Night con la K cavaliere. Eh, devo dire un, un, un titolo molto migliore, quello inglese, che però era difficilissimo adattare in italiano. La notte del Cavaliere Oscuro racconta appunto un'avventura notturna, una corsa da un certo punto di vista contro il tempo e contro Gotham, eh, eh, dell'alter ego di Bruce Wayne troviamo, inizia pienamente in media stress questa avventura e inizia in una, in una nottata, in una serata eh, illuminatissima, come tutte eh, le notti eh, in una metropoli. Vedete che sono, Questa è la palette dei colori iniziale. Eh, praticamente siamo eh, al tramonto, in una estate torrida, ondata di caldo clamorosa. Eh, e eh, in, in questa situazione cosa succede? Succede che bisogna trasferire il criminale IMP che è un, um, un metaumano in grado di um, incamerare l'elettricità per poi scaricarla uh, con, con devastanti, um, con devastanti um, conseguenze sotto forma di campi elettromagnetici, onde elettromagnetiche appunto come le, le bombe IMP, cioè le, le bombe che disabilitano tutti eh, gli apparecchi elettrici o elettronici per un certo periodo di tempo. Ehm, dicevo, la polizia deve trasferire gli EMP, cercando di mantenerlo sedato dall'ormai vecchio, fatiscente ospedale psichiatrico di Arkham Asylum, alla eh, nuova prigione ipertecnologica. E eh, super accessoriata di Blackgate. Eh, tra l'altro, qui abbiamo la prima delle cartine, diciamo, della, eh, del, della città di Gotham City, eh, che ci mostra un po' dove si trovano EMP e Batman durante questa nottata. Cosa succede? Succede che al, appunto, al tramonto, più o meno verso le 20. Uh, deve avvenire questo trasferimento. Contemporaneamente, che cosa succede? Succede che uh, la uh, direttrice del carcere, del sistema carcerario di Gotham, la, uh, la controversa uh, Vasquez, che è questa donna uh, tostissima e occhialuta, uh, tiene un discorso accanto al ben più noto, al grande pubblico. Capitano Gordon, eh, commissario Gordon, scusate, eh, succede che il trasferimento di EMP è l'occasione per, per, per far scatenare le gang di una città. Complessa e pericolosa come Gotham perché i poteri di EMP potrebbero causare veramente il caos e le gang nel caos ci sguazzano. Quindi Batman sta seguendo questo pericolosissimo e delicatissimo trasferimento. In un blindato costruito come una gabbia di Faraday eh, e con all'interno dei medici che tengono sedato IMP per controllare che non accadano incidenti e che non accada l'irreparabile. Ovviamente l'irreparabile succede, l'inseguimento di Batman eh, continua e prosegue. Eh, IMP esplode a un certo punto e mette la città al buio per eh, tutta la notte. E nella notte cosa succede? Succede che EMP ha. Um, oltre che essere un pericolo, è in pericolo. Poi vi spiegherò perché, o meglio, vi farò intuire perché. Le gang sono a caccia, a caccia di EMP, a caccia di Batman, a caccia di un bottino. La polizia è a caccia di EMP. Ma le anime della polizia sostanzialmente sono due, perché c'è l'anima di questa Vasquez che ha delle idee che alcuni definirebbero radicali e lei dice lei stessa, alcuni però invece le, definireb le definirebbero progressiste e moderne su come si combatte il crimine a Gotham, mentre il commissario Gordon è l'uomo di legge, d'azione eh, e di morale, se vogliamo, vecchia maniera, che eh, i lettori di Batman hanno imparato a conoscere nel corso dei ormai nove decenni, se non sbaglio, della carriera dell'uomo pipistrello. Tutti questi elementi, più altri ancora che non vi svelo, eh, convergono a eh, mettere IMP e Batman al centro di una nottata decisamente movimentata. Nottata decisamente movimentata, raccontata in maniera estremamente movimentata e raccontata con una serie di buone idee. Dalle matite e dai testi di gioco. La prima buona idea è quella di utilizzare questi elementi così vivi e così vari e così ricchi dell'universo di Gotham City, perché Gotham City è una delle città fumettistiche in assoluto più vive che ci siano, ehm, pur essendo fittizia pur essendo eh, come dire meno legata alla, alla, alla lettera del, del, delle città realmente esistenti come invece succede a gran parte delle case madri dei supereroi eh, della marvel per esempio um, io ho sempre trovato gotham un, un, un elemento molto più vivente rispetto alla new york di Spider-Man, di Captain America e degli altri eroi della Marvel, e soprattutto molto più vivente rispetto alla metropolis, rispetto alle altre città. No, Scusa ti interrompo, Gotham è un personaggio della serie. Esattamente, Batman. è un personaggio Gotham. Veramente. Esattamente, ed è un personaggio vivente perché? Perché di tutti i supereroi americani che conosciamo, Batman è quello più interconnesso è quello più vicino è quello meno distante meno superiore rispetto alla città l'unico caso di ehm, come dire di città che diventa così mh, viva eh, non a caso è tra virgolette secondo me del batman di ehm, della marvel eh, che è ehm, il de, de, della controparte diciamo del batman della marvel eh, che da, dal mio punto di vista appunto è Daredevil che però incarna il con il sketch incarna un pezzo di una città, non è una città, non è una metropoli intera e Daredevil poi si muove anche in tanti altri contesti che invece secondo me eh, non hanno quella forza, quel, non fanno sentire il loro respiro tanto quanto Batman. Ecco, Jock qui ci introduce nella Batman, una Batman che viene eh, molto spesso... Appunto raccontata dall'alto, raccontata nella sua specifica geografia e che ci viene mostrata eh, sotto aspetti molto diversi, eh, in, in momenti molto precisi. Qui vediamo, per esempio, l'esplosione dell'EMP, dell eh, del, appunto, di, di, del, eh, della onda elettromagnetica. Qui vediamo la Gotham post- ehm, un luogo buio, tenebroso, minaccioso, eh, buio e tenebroso al di là, come dire degli elementi dell'architettura, buio e tenebroso per le passioni violente, profonde che si muovono all'interno di questa città. E poi, oltre a utilizzare, diciamo, tutti gli elementi della città di Gotham, qui si utilizzano tutti gli elementi del personaggio di Batman. Uh, c'è dentro davvero tutto qui: c'è il Batman investigatore, c'è il Batman um, nel, nel, suo, nel suo rapporto con, uh, um, con la violenza, c'è uh, il Batman uh, che sa farsi aiutare. Il ruolo qui, uh, per esempio, di Alfred è proprio quello classicissimo. Di, di, di aiutante di eh, uomo sulla sedia, eh, dell'eroe, soprattutto c'è il Batman che si sacrifica, il Batman umano, il Batman umano, anche dal punto di vista della sua comprensione hm? dei suoi nemici e dei suoi avversari, IMP è un, un villain, o meglio, è una minaccia abbastanza. Fuori dagli schemi perché è un metaumano pericolosissimo, che quindi va tenuto sotto controllo, ma non è tecnicamente un criminale. È, per è un pericolo in quanto vittima di se stesso, in quanto incapace, almeno in questo caso, di controllare i, eh, i, propri, eh, i propri poteri, i propri istinti. Ma intorno ci sono un sacco di cattivi. E eh, a Gotham i cattivi non hanno necessariamente tutti il volto del criminale. Ma spesso, come sappiamo, all'interno di questa città c'è un, una malvagità che si muove tra, eh, tra i più insospettabili, insomma. E poi c'è l'azione, poi c'è un desiderio di vendetta, ci sono le varie, eh, le varie idee di giustizia che si intrecciano che sono un altro tema fondamentale della eh, mitologia batmaniana, il tutto raccontato appunto, come vi dicevo, con questa eh, capacità, con questo uso del colore molto, mh, molto evocativo, molto significativo, con eh, questo, mh, di solito diciamo con questo tratto sporco, ma eh, nel caso di gioco non possiamo parlare di sporcizia del tratto, è proprio una sporcizia cromatica. Gioco uh, utilizza queste trame, questi, uh, mh, queste texture all'interno del, del, de, del racconto di questa, di questa vicenda per uh, confondere quasi le immagini, per renderle, per dare all'atmosfera un, all un, un um, come dire, un blur, una sfocatura molto particolare che è veramente notevole. Uh, Mescolata con la dinamica di questo racconto. La nota del Cavaliere Oscuro quindi è una delle storie più belle che ho letto recentemente, legate a Batman. Ehm... E devo dire che era un po' di tempo che non vedevo, eh... non leggevo Batman trattato così bene, con così tanta attenzione e con uno sguardo così preciso e così. Chirurgicamente concentrato sulle caratteristiche che l'autore vuole utilizzare di questo personaggio estremamente versatile, come in La notte del cavaliere oscuro, qui eh, Jock, secondo me, fa un gran bel lavoro, non realizza la storia della vita, mettiamola così, ma realizza un gran bel fumetto, secondo me è veramente imperdibile per gli amanti. Eh, di, del personaggio di Batman. Eh, perché, mh, come succede spesso, eh, Batman è veramente il tentpole, ok? È la, il palo della tenda che in qualche modo l'ADC sfrutta, i malvagi e eh, i cinici vi direbbero pure troppo: nel senso che eh, in, un, eh, in un mondo americano del fumetto che non se la passa troppo bene, in cui le vendite non sono, perlomeno del fumetto di C.A. Marvel, in cui le vendite non sono certamente in un periodo d'oro, in, in, in un contesto culturale e di mercato, in cui sempre più, eh, secondo tanti commentatori, si rischia di appaltare l'utilizzo del supereroe al cinema e di rendere Mm, come dire quello fumettistico, la loro incarnazione fumettistica, sempre meno rilevante, è vero che la DC abusa, usa e abusa delle storie autoconclusive o delle saghe di Batman che si possono leggere da sé. A volte bene, a volte male. Beh, in questo caso con gioco devo dire molto bene. Eh, chi conosce la mitologia di Batman qui non ci trova un Batman furbino, un Batman che strizza l'occhio allo spettatore del grande schermo o uh, dei, dei film in streaming ci trova il Batman Batman che non necessariamente è in questa storia quello dell'universo DC Comics principale ma che gli sta molto 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 vicino e credo che questa sia una delle soluzioni più intelligenti e più più, più belle insomma uh, perché? Perché ti permette di trovare un personaggio assolutamente riconoscibile anche se non segui eh, le, le, le vicende della serie regolare e però te lo presenta, te lo introduce il Batman eh, del, dell'universo principale ecco, questa forse è la maniera migliore di, di non buttarvi a niente del maiale cioè trasformarlo il meno possibile ok eh, adesso non fatemi fare come dire, paragoni culinari che magari offendono alcuni eh, all'ascolto, però ehm, meno è raffinato un prodotto, e più tu poi hai la possibilità di riconoscerlo nel momento in cui lo riassaggi. Ecco questo è quello che succede con la notte del Cavaliere Oscuro, che è una gran bella storia di un Batman estremamente universale e che qualora qualcuno dovete, dovesse incapparci. Per caso, senza essere un fumettaro, può godersi. Ma poi, ecco, se prendete i fumetti che circolano in questo momento, e che se, se andate a cercarvi il Batman della serie regolare, il Batman di questa notte del Cavaliere Oscuro, ce lo ritrovate nei sapori. Quindi, bella, bella, bella soluzione. Jock la notte del Cavaliere Oscuro Panini Comics, 28 euro, edizione bella, bella ampia perché le tavole di Jock se lo meritano. Gran bella storia, grande intrattenimento, poche cose dette molto bene e scelte molto molto bene da un bravissimo autore. Francesco è la tua volta. È la mia che... volta, è la mia che... volta. E da, da una Gotham City molto sporca e molto in pericolo, parliamo, andiamo a parlare di una serie a fumetti, di una serie... Anime e poi manga, eh, che racconta una città altrettanto minacciata, hm? la Tokyo e il Giappone. Eh sì, eh, vabbè, vi faccio vedere queste cartoline che sono, che sono in regalo, che sono allegate ad ogni volume. Eh, Francesco, pur purtroppo pur la, mia, la mia. Non le vediamo. Non le vedete perché la mia. Mm. Mi sentite mm. bene almeno? Sì, ti sentiamo bene. Purtroppo Però ho, conne... ho, fa ho la... tanta, tanta fatica. Ho la connessione un po', po sottotono. Va bene, vi parlerò soltanto come alla radio, facciamo così. Eh, <ride> cosa posso... cioè, è, è veramente difficile dire qualcosa in più su, su Neogenes Evangelion. Eh, Pensavamo tutti che dopo i grandi super robot di, di Gonagai, dopo il Real, la serie, la linea Real Robot che ha, ha avuto la, la, la sua, il suo inizio e la, la sua, il suo climax in, in Gundam, eh, almeno gli autori giapponesi potessero raccontarci ancora veramente poco sul genere mecha e invece, e invece nel, tra il 90, 1995 e il 1996 lo studio Gainax eh, insieme in collaborazione alla, alla Tatsunoko, che si occupa dell'animazione dell Gainax della produzione eh, diretta da Idea Hanno, che è anche autore del soggetto eh, insieme, insieme anche al Mecha design in, 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 ci hanno lavorato lo stesso anno e eh, Kuto Yamashita, eh, Yoshiki, eh, Yoshiyuki Sadamoto si occupa del character design. Lanciano questa serie che diventa un vero e proprio cult, rivoluziona sicuramente il mondo dell'anime, e diventa uno degli anime probabilmente più importanti e più belli, più amati di sempre. Io, io, il mio, io lo metto al secondo posto. Non vi dico il primo perché dobbiamo parlare di, di neoglionesi. Perché... Nello, nello stesso anno, ehm, nello stesso anno, inizia, viene, viene prodotta la, la serie a fumetti, la serie manga. E, e il, il fumetto riesce a trasmettere. Le stesse, le stesse emozioni, eh, riesce a trasmettere la stessa potenza eh, evocativa e ha la, st la stessa forza narrativa della, della, della serie animata. Eh, la Panini Comics ha lanciato eh, questa nuova edizione, questa nuova bellissima edizione, purtroppo chiedo scusa ancora per la telecamera, non si, non si vede proprio nulla. La Collector's Edition sono uh, sette Cerco volumi… Cerco di ingrandirti, nonostante tutto. Vediamo questo… Vedete Shinji i il, pro, il sì, protagonista? Sì, sì, si vede. Si vede. Purtroppo okay. la qualità è proprio bassa. Quindi, eh, tutta la, la, la nuova serie viene riproposta in uh, sette volumi, in sette volumi eh, belli spessi eh, a 14,90 l'una. Eh, una, una edizione sicuramente di qualità con pagine e tavole molto più grandi che rendono giustizia, rendono ancora più giustizia ai fantastici disegni di questo manga. E cosa posso dirvi? Eh, io penso che tutti eh, sono passati un po' di anni dalle varie precedenti edizioni eh, di Evangelion, che comunque avevano sempre tenuto. Il classico uh, la classica dimensione da Tancobon. questa è una dimensione molto più molto più importante ma anche molto più di qualità che come dicevo rende ancora rende meglio giustizia al, al, al disegno alla storia eh, arricchita ovviamente di, di pagine a colori così come erano uscite nella rivista eh, io posso dire che sono stato molto molto soddisfatto di questa lettura, eh, oltretutto essendo volumi, sono volumi più grandi ma di dimensioni eh, veramente molto comode, molto facili da sfogliare, da, da leggere da, da... E, e, e che permettono, eh, permettono di, di, di fermarsi mh, ancora più facilmente sui dettagli. Quindi io devo fare, devo fare soltanto un, pre, un plauso alla Panini per questa, per, questa, per questa nuova collezione raccolta di Evangelion. 14,90 euro l'uno, c'è cioè veramente un rapporto qualità-prezzo notevole. Eh, è l'occasione per chi come me aveva, aveva la vecchia edizione un po' sgualcita, un po' impolverata, di, di rinnovare uh, la, la, la propria libreria, i propri scaffali con un'edizione un di pregio, e chi non conosce. Evangelion è, cosa puoi dire? È, è il massimo, è il meglio eh, per, come lettura conoscerlo attraverso questa, questa edizione della Panini Comics. Francesco, po Polverone come vedi ti incalza, E eh no? Fra adesso vogliamo sapere il primo, non te la cavi così? Eh, beh, eh, il primo eh, resterà sempre. Vorrei essere stupito, però il primo resterà, re, eh, resterà sempre Cowboy la mia serie. Ah, attenzione! Eh. <ride> sì, sono, sono abbastanza d'accordo. Se si parla di anime, è difficile, difficile far meglio di così. Mm. Eh sì. Sì. Però eh. devo dire veramente che Evangelion è un capolavoro assoluto ed è, un, cioè, è uno è, Ogni tanto. Ci capita, e no? abbiamo la fortuna di parlare di questi titoli. ecco Evangelion è uno degli altri titoli, eh, uno degli altri anime, e eh, eh, il assoluto alla pari di qualità fumetto che uno non può morire senza averlo visto e averlo letto. Questo è è un'opera imprescindibile, assolutamente. Vedi Evangelion e poi muori. Uh, io... C'è Pasquale che magari vedrà in differita questa diretta e che eh, vedere Evangelion sostituita a Napoli chissà se gli farà piacere. Eh, sicuramente a noi fanno piacere i complimenti di Tyler Darden, 73. Grazie mille, grazie, Tyler. Grazie, grazie. Questa, questa cosa qua è il motivo per cui settimana dopo settimana veniamo in video, insomma, che sicuramente non lo facciamo, non veniamo in video perché siamo belli eh, cioè Francesco è bellissimo ma sì, io non particolarmente e quindi eh, grazie mille Paul ci dice tra l'altro io sono un fan del primo finale della serie zero soldi tutta creatività e messaggio sai Paul che adesso poi Francesco ti dirà la sua invece io Madonna mia, da ragazzino mi incazzai con quel, con quel finale perché lo guardavi. Due puntate, tra l'altro, se non mi ricordo male, fatte in quel modo, ma sto andando veramente a memoria. E quando vidi quel finale, lì terminò. Lo, lo ammetto con, con, grande, con grande, come dire, quasi senso di colpa. Lì terminò il mio rapporto con Evangelion. Io non ho mai più visto niente. Non ho mai visto i secondi finali. Li conosco perché mi sono stati raccontati da amici, ma non li ho mai visti io. Non ho mai più voluto sapere niente di Evangelion perché quel finale lì mi fece sentire vergognosamente preso in giro. E questo nonostante io fossi un diciassettenne che leggeva Kierkegaard e, eh, e Schopenhauer per diletto, nella mia adolescenza, qui possiamo tranquillamente dire che non ero certamente un animale eh, da, da, da sociale particolarmente, come dire, vitale, finale che divide nettamente, io proprio lì finì, finì il mio rapporto con Evangelion, che era una serie che amavo, ma che mi... mi nella mia percezione mi dirubò della, del, de, di un finale vero, de, cioè della conclusione delle trame. E poi dopo mi hanno spiegato perché è successo così, ma non sono mai riuscito a tornare a, alla saga. Quindi ancora per me la, la ferita è aperta, mettiamola così. Su Evangelio restiamo, giusto? Eh sì, eh, su Evangelio restiamo, tu praticamente con, con i tuoi dolori eh, adolescenziali eh, hai introdotto l'altro titolo che è legato ad Evangelion, che è Evangelion Anima ed è la serie di light novel, di romanzi, che in qualche modo si riallacciano proprio a quanto stavi dicendo tu, Claudio, perché? Perché... Eh, il finale, il finale della serie originale e eh, così, e eh, così eh, citiamo anche Polverone. Eh, aveva diviso effettivamente è giusto quello che dice Paul: aveva diviso in due il pubblico. C'è chi aveva amato e aveva apprezzato quel finale molto, molto particolare eh, e chi invece ne era rimasto abbastanza insoddisfatto o addirittura Claudio incazzato. <ride> e idea chi hanno? È così, è così sensibile eh, verso i, 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 suoi, i suoi fan, gli appassionati, che decide di offrire una, un, una, un finale alternativo, eh, un nuovo. Decide di, di offrire una, una rilettura eh, con una soluzione diversa da, da, quella, da quella originale. E, e, e nasce, nasce il, il film eh, The End of Evangelion, che potete trovare su Netflix. Eh, la, prima, la prima metà del film è una rivisitazione eh, della seconda parte dell'altro film, Death and a Birth. Eh, mentre la, la seconda rappresenta, no, rappresenta praticamente l'episodio 26 il, il fatidico ve, episodio 26 che va a concludere la storia e che quindi ci offre una, una, nuova, una nuova versione Dead or Abort è un film ma in realtà era in pratica un riassunto della serie eh, televisiva e l'ultima parte introduceva proprio era quasi un promo, un'operazione un promozionale proprio ad The End of, of, of Evangelio, scusate, che avrebbe appunto riletto il finale di tutto l'anime. Eh, questa serie di cinque light novel, di cinque romanzi che la, la Panini sta ripubblicando adesso eh, era uscita in Giappone per eh, Ashimedia Works eh, su Dengeki Hobby Magazine tra il 2008 e il 2013. Eh, sono, cinque, sono cinque volumi prodotti, va, 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 va citato eh, l'ottimo Luca D'Innocenzio, tradotti da Luca D'Innocenzio, e, e abbiamo, abbiamo parlato di Kuto Yamashita, cioè, eh, uno, uno dei più importanti designer della serie animata, ecco, proprio Yamashita eh, si diletta nella, nella scrittura di questa, di questa serie, eh, che a sua volta vi offre un'altra versione e un altro racconto diverso da quello di End of Evangelion. Quindi non è facile seguire, seguire il discorso, ma capite veramente l'amore, la complessità della, della storia originale e, e, co, e cosa questo ha dato vita. Quindi è un film con un finale alternativo e poi è una serie di light novel che propone ancora un'altra soluzione. Un'altra soluzione eh, in cui il contesto è diverso, siamo sempre a Neo Tokyo 3, ma il contesto è diverso, ci sono, ci sono personaggi diversi dalla, dalla, dalla serie, eh, sono passati tre anni praticamente da, da quando Shinji Kai ha impedito la realizzazione del progetto per il perfezionamento dell'uomo, quindi in realtà eh, questo progetto non è, non, è mai, non, si è mai, non è mai stato realizzato. Eh, e Shinji deve, deve affrontare uno dei cloni di Rei, eh, una delle coprotagoniste della serie originale, la bellissima, e, e silenziosissima, introversissima Rei. Rei, okay. eh, Ayanami. Bravo, bravo. E, e quindi questo è, è un altro modo, un'altra un occasione per, per leggere qualcosa di alternativo, un'altra dimensione sempre di questo di questo fantastico fantastico eh, mondo di, di Evangelion il romanzo devo dire che è molto molto molto, molto scritto, scritto veramente molto bene e, com e come, come dicevo eh, tradotto perché io ovviamente non conosco il giapponese se non qualche parola tradotto in maniera veramente straordinaria da d'innocenzo da, da ci sono ovviamente come ogni eh, light novel che eh, si, si rispetti ci sono anche immagini e, e disegni che vanno a, ad arricchire e, a, e a, a rendere ancora più godibile la lettura. Eh, alla fine abbiamo tutta una serie di design dei mecha, anche di alcuni mecha che nella serie originale non sono presenti. Quindi cosa posso dirvi? Eh, suggerisco a Cla di, di andarselo a leggere. Se vuole, se vuole fare pace con, con Evangelion, questa è un'occasione, un perché i romanzi sono molto, molto interessanti. Beh, ormai ho varcato la soglia di maturità dei 40, quindi si potrebbe. Quindi ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sono, sono volumi, tra l'altro, che costano tanto quanto la Collector's Edition. Il fumetto, come vi dicevo, costano 14,90 euro. Questo è il quarto, eh, ce n'è ancora uno ed è il quinto. E secondo me, è una, è una lettura molto, molto interessante. Che io, però, consiglio assolutamente per apprezzarla al meglio. Eh, a chi ha già letto il fumetto originale, quello di cui ho parlato prima, o ha già visto la serie originale, di, di modo che eh, può davvero anche andare a divertirsi, a vedere le differenze, i dettagli. Anche vedere il film di End of the Evangelion non sarebbe male, perché così avreste eh, tutto il, il ventaglio delle ipotesi e delle soluzioni alternative davanti agli occhi e potrete finalmente dire a me è piaciuto di più questa, io preferisco l'altra, io preferisco l'originale. Però devo dire che tutti, tutte sono, danno, danno soddisfazione e, e ovviamente sono, possono, possono avere effetti diversi a seconda dei palati diversi delle persone. Però posso, posso dirvi che anche questa opera qua è un, è un prodotto veramente di qualità, per come, per come è scritto, per come, per come è stato corredato da, dai disegni e per come è stato edito e prodotto dalla, dalla Panini Comics e da Planet Manga quindi an, eh, Evangelion anima la serie delle line novel questa è la quarta di cinque guarda Francesco ti dico questa roba qua noi tra poco più di una settimana tra due settimane inizieremo a parlare di Loki eh, perché eh, insomma sarà nostro compito commentare la prossima serie Marvel in arrivo quando finisce Loki vado a vedermi Evangelion di End, di End of Evangelion ehm, perché come dicevo prima ormai a 40 anni posso tranquillamente, ho diciamo la maturità per mettere il passato alle spalle e quindi fare pace con quel finale di Evangelion che mi fece molto arrabbiare ma a 40 anni sicuramente non avrò il tempo di iniziare a giocare a Magic perché, perché eh, come si dice non ci abbiamo più 20 anni, ecco e quindi eh, non abbiamo più ehm, la, uh, per quanto riguarda me, che sono stato molto fortunato, la paghetta sì, volevo, della notte. Scusa, volevo eh, replicare solo a Paul, che è precisissimo. Sì? Sono, sono quattro finali, perché io ovviamente non ho citato, ma, sì. ma va citare, andrebbe citato, c'è cioè poi anche il discorso dei quattro film eh, legati… Alla tetralogia di Rebuild of Evangelion. Quindi assolutamente, Paul, hai ragione. Eh, complimenti, sei, sei veramente sul pezzo. Eh, C'è effettivamente un quarto finale, una quarta dimensione di Evangelion che è legata appunto al progetto Rebuild. Esatto. E dicevo, non avendo più, mentre ringrazio Paul e Francesco per la, la, la precisazione, eh, non avendo più quella che un tempo era l'infinità di tempo libero che sostanzialmente si aveva eh, da ragazzini eh, avendo io all'epoca scelto di diventare un, 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 un giocatore e poi un narratore di D&D non, eh, non ebbi mai il coraggio di buttarmi anche perché essendo io incredibilmente allergico a, al, al, al collezionismo puro ed essendo Magic... Una roba molto parallela, molto compromessa con l'idea di collezionismo, io mi sono sempre tenuto lontanissimo da quel mondo lì di Magic, che pure mi ha affascinato per tanto tempo. E mi ha affascinato per tanto tempo e mi affascina ancora oggi perché devo dire che questa serie di fumetti eh, legata ai Planeswalker mi sta veramente divertendo. Vi ho eh, recensito il primo fumetto un po' di mesi fa, eh, che raccontava una serie di personaggi appunto nel mondo di Magic. Che non, non conoscendo, io non vi so dire, non vi so spiegare quanto sia ehm, come dire, realmente compromessa questa serie con il funzionamento, l'immaginario, ehm, le dinamiche eh, e anche un po' la cultura che c'è dietro al più celebre gioco di carte fantasy eh, di sempre. Eh, sta di fatto che secondo me questo fa di me probabilmente il recensore perfetto di questi fumetti, da un certo punto di vista. Perché? Perché eh, non, non, non il mio giudizio non è minimamente inquinato da eh, passioni pregresse, dal tifo, dall'appartenenza al, eh, al mondo di Magic. Quindi, che siate dei magicari, eh, che sia che non lo siate, oh, secondo me qua c'è veramente tanta roba divertente. Se nel primo volumetto vedevamo. Uh, comparire insomma un uh, assassino di maghi e vedevamo una serie di uh, maghi appunto uh, collaborare pur essendo di fatto avversari app appartenenti a gilde diverse uh, io so che ci sono mazzi uh, specifici di magi che si gioca con dei mazzi specifici quindi praticamente c'è il mazzo nero che adesso semplifico, che ha mostri di un certo tipo, cioè quello dei non morti, quello della necromanzia, quello della natura, quello dei, ecco questa cosa è richiamata all'interno ehm, di questa storia con delle scuole di magia, sostanzialmente delle gilde legate a delle scuole specifiche di magia eh, qui vediamo in parte i protagonisti che abbiamo già visto e poi vediamo soprattutto l'emergere del, del, del villain, di quello che ha ehm, apparentemente è il villain principale della storia che è eh, questo, eh, questo questo mago eh, dall'età indefinibile eh, che a me ricorda molto Maz Mikkelsen una versione un po' cari caricaturale se vogliamo di Maz Mikkelsen eh, dotato di braccio incantato eh, che si chiama non ho memoria perché mi sembra Tarazin ma potrei sbagliarmi e Tarazin emerge come uno dei due protagonisti principali di questa storia. Perché? Perché Tarazin è evidentemente un man on a mission, un uomo con una missione molto specifica, missione molto specifica che è una missione manipolatoria delle altre gilde. Cosa vuole ottenere? Che cosa sta succedendo? È un grande mastermind, è eh? qualcuno che, sta, che agisce seminando degli indizi per strada mettendo degli embrioni di qualcosa che porterà altre persone a, ad agire secondo la sua volontà nei suoi piani che gestisce alleati uh, o uh, nemici uh, con un tentativo molto preciso cioè in um, modo che come vuole saperlo eh, Migliore possibile, insomma, come si diceva in, uh, in, in um, I soliti sospetti, insomma, la, la, la mossa più furba del diavolo e del demonio è stato far credere agli altri che lui sostanzialmente non esiste. Bene, eh, Tarazin è eh, quel tipo di villain lì. E questo tipo di villa insemina: semina, mette, tra virgolette, i buoni eh, su certe strade, fa credere di volere delle cose a, a chi in teoria dovrebbe avversarlo, e eh, invece il suo tentativo è di far sì che inseguendo lui eh, questi, questi buoni, mettiamola così, anche se poi tanto buoni forse non sono, o perlomeno diciamo che la. Eh, la la, la morale di questa storia è un po' più complessa. Eh, de della semplice opposizione bene o male. Ehm, dicevo, inseguendolo, questi in realtà vadano fuori strada. La principale avversaria di Tarazin è Costei, cioè la professoressa di necromanzia eh, Vess, ehm, che ha dei conti in sospeso con questa persona. Ritroviamo anche gli altri Planeswalker, cioè questi maghi che sono in grado di cambiare eh, la loro posizione da un piano di esistenza all'altro, che quindi viaggiano eh, in tutti i piani di esistenza. Eccoli qua, per esempio, abbiamo eh, la cacciatrice di fantasmi Kaya, eh, abbiamo Ral, Ralzarek, che è un, un mago sostanzialmente legato al, eh, al potere di far esplodere le cose. Abbiamo anche altri volti noti che in questo caso non, non, non riesco a recuperare. In tempi brevi e il, tutta quanta la storia, che assume un tono leggermente più da dietro le quinte, più eh, complesso, eh, e che si concentra molto di più sul cattivo, eh, si sviluppa in una grande partita a scacchi, sostanzialmente. Tra il gruppo eh, guidato da Ves, eh, eh, Tarazin, e eh, e le loro azioni, le loro eh, leggi e reagisci. Eh, scusate se uso un termine del basket, cioè read and react, leggi quello che ti propone la difesa e reagisci di conseguenza, in questa specie di rincorsa di inganni, no? in questa specie di indagine in cui però eh, gli indagatori eh, per metà vivono di indizi che trovano loro e per metà. Hanno a che fare con degli indizi seminati dallo stesso criminale, consapevolmente, che ne sa più di loro. Molto interessante questa storia, molto bello il modo in cui viene utilizzata la magia, in cui si sta costruendo, in cui si costruiscono non solo i personaggi, ma anche un po' la mitologia eh, legata a Magic. Di nuovo, ahimè, non posso essere completo fino in fondo in questa mia recensione perché non so se. Eh, ci siano effettivamente i bravi, bravi, bravi autori e soprattutto il bravo, bravo, bravo autore ehm, che è eh, la brava autrice, anzi che è eh, Margaret Scott, ehm, dietro a tutto ciò sta di fatto che il Plains Walker nascosto è veramente una storia appassionante. Perché? Perché Margret Scott, con l'aiuto tra l'altro di un sacco di artisti italiani, perché vi faccio vedere questa pagina, voi leggete Franch Carlo Magno, per esempio, poi certo anche Jorge Coeio, Jacques Solomon, ma colori di Francesco Segala, e nella seconda storia c'è di nuovo French Carlo Magno con Fabiana Mascolo, e poi tra i coloristi vedete anche la nostra Roberta Ingranata. Eh, dicevo, in questa storia in cui c'è tanta Italia, Margaret Scott fa una cosa che io amo profondamente nelle storie fantasy, cioè in maniera non troppo esplicita ed esposta e quindi non particolarmente forzata, eh, mette in grande relazione i poteri dei singoli maghi che sono così fortemente connotati, come suggerisce appunto il gioco, eh, con la loro personalità, senza però cadere nello stereotipo, senza però per questo cadere nel, nel, nel troppo. Nel già visto, um, quindi abbiamo una necromante che utilizza che è necromante per una ragione, ok? Una cacciatrice di fantasmi che è cacciatrice di fantasmi per una ragione. Questa cosa si vede molto più con Ves, che è il secondo centro pulsante di questa storia. Quindi, restiamo su Ves. Ves è una necromante per una ragione e le ragioni per cui è necromante hanno fortemente a che fare con il modo in cui si comporta e con le scelte che fa. All'interno della storia, questo non rende fortunatamente eh, il Plainswalker nascosto. Che, come vedete, è disegnato con stili diversi, ma tutti molto molto brillanti, e molto molto spettacolari. E particolarmente evocativi. Francia Carlo Magno, ragazzi, se non lo conoscete, eh, Malin incolga. Insomma, perché è veramente un grande, un gran bravo disegnatore italiano. Eh, eccolo qua ve lo faccio vedere e c'è tutto un mondo scusate eh. arrivo 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 arrivo. c'è tutto un mondo ehm, che, con cui può giocare questo disegnatore notevole del nostro panorama italiano e dicevo l'approfondimento di questi personaggi mh, è ne nella misura giusta Uh, cioè ci serve semplicemente a farci capire che quello che fanno è dettato da dei motivi. Um, non si calca troppo la mano, rimane questa una uh, avventurona molto leggera, molto intrattenitiva e quasi esclusivamente intrattenitiva. Però, come tutto l'intrattenimento ben fatto, ciò uh, non significa che non possa avere delle radici. Ecco le radici. Come già si vedeva nella prima storia, che diciamo era un po più, molto più introduttiva eh, dell'universo fumettistico di Magic, le radici qui si vedono e sono piuttosto solide. Questa cosa è una cosa che io amo all'interno di Star Fantasy, soprattutto quelle ipercinetiche, iperdinamiche. Eh, mi sta divertendo tantissimo. Eh, questo secondo volume ci getta eh, molto di più nella mischia rispetto al primo che era se vogliamo più introduttivo ed era una grande fotografia si complicano anche i rapporti tra i personaggi soprattutto il personaggio di Jason che eh, nel primo volume aveva una grande centralità e che qui è oggetto mettiamola così più che soggetto della storia e niente ragazzi a me questa saga fumettistica legata a Magic sta convincendo abbastanza mi diverte molto eh, certamente non è fatta di storie imperdibili, ok? Però se siete appassionati di fantasy, veramente avete per le mani qualcosa di ben fatto e ben disegnato, brava, 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 Margaret Scott. 19 euro per un classico volume contenente 5 storie. Devo dire che questo Planeswalker nascosto ci introduce veramente a un gran bel cattivo, eh, al classico mastermind interessante, e la cui mancanza di etica, il cui cinismo... È ancora tutto da scoprire nelle sue ragioni, ma si intuisce, insomma, che c'è dello spessore. Quindi proprio tanti, tanti, tanti eh, dei, dei, degli ingredienti che fanno belle le storie, in questo Il Planeswalker. Nascosto non vedo l'ora di leggere il terzo volume, ma mi faccio da parte: dopo avervi raccontato eh, questa, eh, questa, questa storia legata a Magic e Um, parlavamo di mastermind giusto? Parlavamo di gente che sa manipolare, caro mio fra, e allora lasciamo che a giocarsi le sue carte sia il mastermind del fumetto italiano per eccellenza, cioè Diabolic Diabolic, questo è l'inedito vedete la, la splendida copertina di, di Matteo Buffagni e, e, eh e sempre le, le splendide quarte di copertina di Matteo Buffagni che ci regala sempre le, ovviamente la, la protagonista o il protagonista, e poi in quarta di, di copertina un comprimario che, soli che solitamente compare in questa storia, la, la, la non più giovane Irma. Come potete capire dal titolo e dal, 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 dalla protagonista, in, in, in prima pagina, il, la scelta di Altea, parliamo ovviamente della compagna di Ginko. Eh, la storia, eh, i testi sono di, di Mario Gomboli di Tito Farraci e gli splendidi disegni sono di eh, che si è accurato sia i, i retini, sia le matite, che eh, i, gli inchiostri sono di eh, Enea Bonetti, eh, che ci regala veramente una superba Altea. Mm, questa, sto, questa storia mm, mi riporta in mente in maniera molto molto prepotente il fatto che eh, Diabolic è stato creato da due donne, dalle geniali Angela e Luciana Giussani, ed è un fumetto dove le donne hanno una forza, una presenza scenica eh, strepitosa. Io penso che veramente Diabolic oggi più che mai sia il fumetto italiano più femminile. e e femminista nel senso più alto della, della parola in Italia qui abbiamo a che fare con una coprotagonista della, della storia perché i, i due i, i primi eh, assoluti protagonisti di, di Diabolik sono ovviamente il re del terrore e la sua compagna Evacante ma subito a, a, a ridosso c'è il, il commissario Ginko e c'è la sua compagna la duchessa eh, Altea e, e questa storia è tutta incentrata su di lei. Eh, I diaboliche e Eva Kant eh, compaiono praticamente a quasi a metà, quasi a metà del fumetto. Altea eh, decide di partecipare a, a una gita al mare eh, che deve accompagnare eh, dei ragazzi, qui, e qui troviamo un altro dei, dei, dei punti di forza di questo fumetto, cioè una, una connessione, un legame con, con la realtà e con la cronaca attuale fortissima. Sono dei, dei ragazzi che vengono da, da un territorio di guerra, e sono, stati, sono, stati ospitati, sono stati ospitati nel, nel, pale, nel paese di, della, della duchessa Altea, del, nel Beglé. E ovviamente il pensiero va subito all'Ucraina alla guerra sanguinosa che continua a imperterrita a proprietarsi a, 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 a continua in, a, a, in Ucraina. Questi ragazzi eh, sono pronti a fare una gita al mare, salgono sul pullman, eh, dovrebbe essere veramente una, una gita spensierata, una giornata spensierata per questi ragazzi. Altea come volontaria di questa. Eh, Onlus, eh, questa eh, diciamo organizzazione eh, eh, che, che vuole che, che fa, che assolutamente senza scopo di lucro, aiuta questi ragazzi. Eh, sale sul pullman con loro perché una delle accompagnatrici non era potuta andare, ma eh, arriva il colpo di scena. Eh, arriva il colpo di scena e una, una banda di, di criminali pensa bene di fermare il pullman e di chiedere il riscatto. Eh, di, questi, di questi ragazzi e, e delle, delle due accompagnatrici, appunto Altea e Irma. È, una è, un, è un fatto clamoroso che ovviamente scuote l'opinione pubblica del Begley e anche del, 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 dello stato di Clerville, dove invece vivono Eva Kent e, e diaboliche. perché questi ragazzi dopo eh, essere stati tormentati ed, ed, ed aver avuto non aver avuto un'infanzia nel loro paese di origine per la guerra, ora si de devono, pure, devono pure subire eh, addirittura un'aggressione e un, un, rap un rapimento. Ovviamente il paese si, si mobilita, è pronto a pagare, a pagare il riscatto e, e in, in, da qui vediamo veramente un'immensa altea e, e vediamo i nostri eh, diabolici e, e Eva. Nei panni dei, dei giustizieri. Lo, lo vediamo raramente, ma non è, non è un, un abito che, che è assolutamente inusuale per Diabolica e soprattutto per Eva. Eh, leggiamo in questa storia quel legame, quel rapporto di assoluto rispetto che esiste tra le due coppie, che esiste tra le due donne, tra Eva e Altea, che esiste tra Diabolica e Ginko. Leggendo questa storia mi veniva in mente che forse non esiste un fumetto, ma neanche fuori dall'Italia, in cui i protagonisti e gli antagonisti eh, sono amati e si fanno amare alla pari dal lettore. Perché chi legge Diaboliche, chi ama Diabolik è, è ovviamente innamorato eh, del re del terrore e della sua compagna, ma, ma è, è parimenti innamorato di Altea e di Ginko. Sono veramente due figure, quattro figure immense dove eh, la scelta delle Giussani è stata chiara, il nemico non deve essere, eh, non deve passare per eh, la, la persona, eh, non, non, non deve avere un alone di inferiorità intellettuale, eh, fisica, eh, morale. Eh, qui abbiamo veramente eh, due giganti da una parte e due giganti dall'altra, due bellissime donne da una parte. Due uomini coraggiosi e veramente nel loro diverso modo di, 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 intuire, di, di, di interpretare la vita, due uomini eh, dal cuore grande, nonostante uno sia un criminale e l'altro un poliziotto. Questa storia ve, la, ve li restituisce tutti e quattro e, e ci restituisce una grandissima altea che veramente quando prende, quando prende la scena è una, ad una, ha una verve, è un fascino incredibile. E cosa posso dirvi? Io rimango stupito ogni volta che leggo un inedito di Diabolic per la qualità della storia perché Diabolic è veramente, non, non a caso, è uno dei fumetti più letti in Italia eh, dopo Tex. Ma lo, lo è grazie veramente a una continuità qualitativa strepitosa. Faccio i miei più, ass, più enormi complimenti al direttore e eh, al soggettista Mario Gomboli, e in questo caso a un grandissimo inutile, un grandissimo Tito Faraci. Eh, uno staff di disegnatori strepitoso. Questa storia, eh, la scelta di Altea, secondo me è già è uscito una ventina di giorni fa eh, io lo considero già un, può essere già considerato per me un classico di Diabolic ed è una storia imperdibile per tutti i fan del Re del Terrore e di Eva Kant ma lo consiglio a tutti quelli che amano un buon, il buon fumetto perché questa è una storia davvero molto molto intrigante costruita alla perfezione e, cosa posso dirvi? Cioè Diabolik e il, la scelta di Altea 3 euro a storina, imperdibile, eh, sai che stavo. Prima hai detto una cosa interessante. L'amore equamente distribuito per uh, Ginko e per uh, Diabolic. Um, così ben orchestrato dalla, dalla fonte, diciamo, no? Cioè, così ben distribuito direttamente dall'autore. Devo dire che non mi vengono in mente molti esempi. No, io di... Devo dire che ci ho pensato e cioè ci sono dei, degli antagonisti incredibili, personaggi assoluti, mi viene in mente subito uh, il Joker, però tu non puoi stare dalla parte del Joker quando leggi una storia di Batman, no? Il Joker è così folle, Batman. violento, eh, che è il male e, e, e che deve esaltare invece il bene che rappresenta Batman. Nel, nel, in Diabolic no, in Diabolic comunque... Mh, da, viene affascinato dal, dalle trovate scogitate da Diabolic, da, da Eva, loro hanno un codice morale molto molto eh, importante, in questo caso eh, quando si tratta appunto dei ragazzi, di, di questi ragazzi, di questi bambini sul pullman, la prima cosa, il primo obiettivo che si pongono Diabolic e Eva è eh, non mettere assolutamente in pericolo la vita dei ragazzi e delle accompagnatrici di Altea e di Irma. E quindi c'è tutto un codice d'onore, tutta una serie di principi che anche noi, in un certo senso, condividiamo. Non, non possiamo non condividerli quando ovviamente rubano, eh, ma non, non possiamo non, con, non condividere alcuni principi che più di una volta in nelle loro storie eh, e, e argomenti che hanno trattato, dalla violenza sulle donne, la violenza sugli animali, eh, l'uso delle droghe, soprattutto le droghe sui minori, cioè veramente hanno toccato e continuano a toccare gli autori di Diabolik temi scottanti di, di, di assoluta eh, attualità, la, la, la guerra vicina in Ucraina anche se il mondo di Diabolik è un mondo ovviamente fantastico no? è, Clerville è, è come Gotham è, anche, se, anche se è, è calata nel, nella, nostra, nella nostra quotidianità e non mi viene in mente un altro fumetto in cui veramente io partecipo sia in, in un certo qual modo, partecipo per i, per i protagonisti, ma nello stesso modo sono innamorato e partecipo per, per gli antagonisti. Non è facile, non è proprio facile. Polverone canta le lodi di Diaboli Chi Sei, versione Corrado Roy, Francesco. Eh, beh, va bene. Eh, Roi è, è il remida del fumetto italiano, cioè, quello che tocca Roi diventa oro, eh, il suo tratto… Il, il suo stile che è veramente unico, eh, è, oltretutto io eh, non so quale altro autore italiano come oggi, come Roy, abbia disegnato, penso, perché Roy, Roy credo che abbia disegnato praticamente tutti i personaggi Bonelli. Da Lasciamo perdere Dylan Dog, con cui... È, 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 è un'affermazione, non so se è vera, ma sicuramente è verosimile. Eh, è salito, è salito, io parlando con Corrado una volta lo dico perché me l'ha detto lui fa, io sono la puttana in Bonelli perché quando è molto oltre, oltre ad essere bravissimo, Corrado è un disegnatore molto molto veloce e quindi quando c'è bisogno magari di far uscire un prodotto che sono sicuri in casa Bonelli avrà fortuna, è, è scritto bene e bisogna farlo in tempi brevi. Eh, Roy è sempre uno dei, dei primi autori della lista e quindi lui gli è, gli è capitato di disegnare veramente tantissimi personaggi da Tex ad Ampir, a Zagor a Nathan Never e, 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 e anche altri grandi, grandi personaggi del, del fumetto italiano come, come ricordava Paul eh, proprio come, come diabolico e, e, quando, e quando lo vedi, quando vedi il, il, a parte che la forza di Corrado è che nel momento in cui tu apri, apri un, un fumetto a caso a metà e vedi una vignetta, non una tavola, una vignetta, capisci che è Corrado Roy e, e riesce a dare sempre la sua eh, personale interpretazione del, del personaggio, cioè riesce a, a, ad essere fedele al personaggio, ma nello stesso tempo a mettere il suo marco di fabbrica, a firmarsi, eh, questo è un disegno di Corrado Roy. Io sono innamorato di Corrado, lui. Lui lo sa, lo sa benissimo, non ne voglia la sua compagna, che conosco anche molto bene, anche la sua compagna, però lo sa che sono innamorato di Corrado. Corrado lo sa che sono innamorato di lui. Così. Momenti di gelosia, uccelli di esatto. nuovo da eh, esatto. eh, commentatori e critici di fumetto e arti grandi artisti come Corrado Rai. Io credo che la prima volta che ho visto un disegno di Corrado Rai fosse eh, storie di magari ho una vaccata perché sto andando a memoria come al solito ma se non sbaglio l'ho visto su Magico Vento sul compianto Magico Vento Pensa un po' a te eh, di che cosa stiamo eh, siamo finiti a parlare eh, salutiamo ah sai ec no, ecco l'unico caso che mi è venuto in mente Così di una storia che però ha degli equilibri e eh, soprattutto un respiro molto diverso da una saga pluridecennale come quella di Diaboli che è il film di Michael Mann, Hit, la sfida in cui ci sono i due personaggi di Al Pacino e di Robert De Niro che sono su eh, due, due binari etici nettamente eh. diversi, però si somigliano e eh. eh, eh. eh, eh. tutto sommato tu puoi capire in maniera abbastanza paritetica. Le ragioni dell'uno è, è come quelle dell'altro, ecco, pur essendo un, te tecnicamente un uomo di giustizia, e l'altro invece tutt'altro è ancora il tuo turno, Francesco. Ci porti in un negozio di chitarre se non, se non vado ah, a re, ragazzi, che mamma mia, che bello, <ride> sto mamma mia, che allora. Eh, prima vi ho parlato di, di Corrado No, Francesco, se dici mamma mia, che bello, Cioè devi sistemare questa connessione perché non puoi lasciarci privi e vedovi. Ma eh. riuscite, a vedere, riuscite a vedere almeno la copertina? La copertina si vede, sì, facciamo allora. così, ragazzi: eh, mentre Francesco vi mostra le, la copertina, ok, voi andatevela a cercare eh, su internet, visto che Francesco dice così bello, anzi, lo faccio pure io, guarda. Allora, ehm, questo, questo, questa qua, mh, eh, Guitar Shop Rosie, è ehm, una delle due nuove serie, perché poi vi parleremo anche di, di Jumbo Max, che la Panini ha anche fatto uscire insieme con diciamo, una combo, eh, ed è uscita, sono usciti i primi due volumi a marzo di quest'anno, ma sono anche, anche ovviamente acquistabili separatamente adesso. Cominciamo a parlare di, di questo fumetto, di questo Seinen. Eh, allora, vi parlavo prima di Roy, eh, vi posso dire che tra i, lui non lo, Roy Corrado lo sa, eh, Tsutomu non lo sa, eh, Tsutomu Takeshi non lo sa che sono innamorato di lui, ma, anche, ma Takeshi è un altro grande mio amore, eh, è un autore veramente di una capacità eh, narrativa straordinaria. È un autore di, di lunghissima data. Guarda, vediamo se riesco a venirti incontro, Francesco, ecco qua. Vediamo, dai. Ecco, vedi che sto presentando la copertina? Bravo, bravo, grazie, Cla. È un autore di classe 1965 in Italia, abbiamo letto veramente tantissima, tantissimi suoi titoli, mi viene in mente... Eh, Sido, eh, mi viene in mente Soul Keeper, mi viene in mente no Noin, è stato pubblicato dalle tre da, da tre delle case editrici più importanti in Italia che, che pubblicano manga, eh, sì. Planet ma Panini Comics ovviamente, eh, come, come Guitar Shop Roses, ma, ma anche Star Comics, ma anche J-Pop, ecco. quindi parliamo veramente di un grandissimo, di un peso massimo del, del fumetto attuale giapponese. Io sono legato a Giraishin da tempo in memoria, insomma. Cos'erano? Fine anni '90 quando fu pubblicato Giraishin, credo. Uh, Giraishin, siamo, al, no, siamo agli inizi degli, degli anni '90. Secondo me siamo nella prima metà degli anni '90. In Italia, intendo, eh? Cioè, quando, in Italia, penso sia. Sì, In Italia, sì, fatto... sì, 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 scusami. Eh. Sì, sì, in Italia sì. Ehm. Allora, prima di tutto parliamo di un autore con una capacità di, off di, offrirvi, di offrirvi sempre qualcosa di originale, di nuovo, con una potenza incredibile, una capacità incredibile, una competenza e quindi anche una conoscenza, una cultura personale di affrontare gli argomenti più disparati. Perché eh, se penso a Sido, siamo, siamo, nel, siamo nel, nel Giappone medievale dei, dei samurai dei Ronin, eh, poi penso a Noin eh, e, finiamo, e finiamo nella Germania nazista. Eh, veramente un, una, una, una ecletticità clamorosa. Qui lo vediamo addirittura grande esperto di musica rock e di chitarre. Eh, Guitar Shop Rosy eh, che fa un po' il verso ad una delle canzoni rock, eh, secondo me, tra le più belle in assoluto e tra le più rappresentative del rock, un'essenza del rock, cioè Walla Lotta Rosy degli CDC gli eh, CDC non li cito, non li cito eh, per caso, perché i due protagonisti del, di questo fumetto sono i due fratelli Angus e Malcolm, che qualcuno eh, potrà. Vediamo se vi riesco a farveli vedere. Non sono Forse questi sei... qua che sto presentando io. Eccoli qua, li vediamo, li vediamo, li stai presentando tu. Eh, eh, vediamo eh, Angus con il, il berretto, e, e l'altro con il ciuffo biondo e Malcolm. Okay, ovviamente, quindi, con questo qua dietro esatto, ovvi ovviamente parliamo, parliamo di due nomi non a caso, perché sono i, i due, eh, basta dire eh, il cognome. Nella realtà, I sono i due fratelli fondatori dell'ACDC. Loro sono grandi amanti, sono amanti ed esperti veramente assoluti del, del rock e eh, come mestiere eh, aggiustano chitarre elettriche. Nel loro negozio aggiustano chitarre elettriche. E in, questa, in questo primo, primo volume eh, del, che ha pubblicato Panini, abbiamo varie eh, situazioni in cui eh, la chitarra da aggiustare apre e ci racconta una storia sul suo proprietario, sulla sua proprietaria, sulla famiglia che. che che, che, possiede, che, possiede, che possiede o possedeva questa, questa chitarra, viene fatta una storia della chitarra, perché parliamo sempre di, di, di chitarre o strepitose, o comunque chitarre che sono importanti. Perché eh, vengono, vengono davvero, eh, la, 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 questa pubblicazione qua ci parla della lap steel, ci parla di Stratocaster, eh, ci parla anche della semplice Playtech, che è una, è una chitarra giapponese per, per eh, principianti, ma che è fondamentale per imparare a suonare la musica. Ci fa giapponesi, la storia di. Kastaki. Giapponesi che ormai eh, magari chi ci ascolta non lo sa, eh, però ormai producono chitarre di altissimo livello, altissima tanto che, qualità. Altissima tanto, qualità. Tanto, che, eh, tanto che molte delle case di produzione di chitarre, soprattutto elettriche, eh, hanno o sottomarche giapponesi eh, di grande qualità eh, oppure addirittura fanno fare le loro chitarre in Giappone quando la mia militanza nelle band di, di fino a qualche anno fa mi ha portato a farmi raccontare dai chitarristi che suonavano con me storie notevoli di eh, come dire, se, se non vuoi andare a cercare il vecchio, se non vuoi una telecaster degli anni Ottanta che suona in quel modo lì specifico, eh, prendi e se devi comprare il nuovo, compra giapponese, perché sono chitarre molto, molto affidabili e di qualità, soprattutto in relazione al prezzo che hanno, eh, mi raccontavano. Assolutamente. E qui, mh, dicevo, vi viene fatta eh, un, un mix perfetto mh, dove viene fatta la storia del rock vengono citati alcuni dei più grandi gruppi eh, della, della storia del rock vengono omaggiati oltre ai CDC per esempio in questo disegno se, magari se riuscissi a farvelo vedere vengono omaggiati Kiss eh, aspetta eh, eh, che ti do il palcoscenico eh questo, qualcosa si intuisce sì. ok questa è una rock band diciamo casareccia locale innamorata dei Kiss che si esibisce eh, proprio vestiti come i Kiss e facendo dell'ottima dell musica come si legge nel fumetto però dicevo è un, uno strepitoso mix dove viene raccontata la storia del rock viene raccontata la storia delle chitarre, delle chitarre che hanno fatto la, la storia del rock ogni chitarra è praticamente un protagonista di una storia e introduce eh, tutta quella tridimensionalità che sta attorno a, a, ad un suono, a, um, e introduce i sentimenti, introduce l'amore per, 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 questa, per la, questo tipo di musica e, e, e per questi strumenti, e intro, introduce sì. i dolori, le, le vicissitudini eh, dei proprietari di, quest, di questi strumenti. Quindi diventa poi l'occasione per, per, per raccontarci veramente dei pezzi di vita, dei pezzi di vissuto. Eh, delle chitarre e di questi personaggi. Eh, è un fumetto che a me ha assolutamente eh, coinvolto e stravolto e assolutamente conquistato, perché ci sono due dei, dei cibi eh, diciamo dell'anima miei che mi tengono in vita, cioè il fumetto e eh. ro il rock, è la musica rock. Lo, lo trovate in un unico manga, lo trovate raccontato con una capacità, ripeto, narrativa, con una potenza e eh, una, una, una qualità di disegno assoluta, che è quella ovviamente di Takahashi. Io lo metto già tra i grandi titoli del, del 2023, in assoluto. Eh, Buono questo, a sapersi. Questo, questo è un fumetto, ragazzi, che... È imperdibile. Oltretutto, se amate il rock e amate la musica, eh, veramente andrete, andrete in come ci dice in brodo di giuggiole a leggere, a leggere questo fumetto. Quindi lo raccomando davvero a tutti. Eh, 7,50 euro. Per adesso è uscito soltanto il primo volume, ma in Giappone siamo, siamo al secondo, quindi la Panini è, è, non, non sta ritardando le uscite. Guitar Shop Rosy, Tutomo Takashi Veramente una delle cose più belle che ho letto quest'anno in assoluto. No, la, la come dire: il problema tecnico di connessione non ti ha impedito di vendermi questa serie manga, che penso proprio che andrò a recuperarmi prestissimo. Eh, però io adesso devo parlare del titolo del giorno, per quanto mi riguarda, perché questo è veramente un fumettone. Human Target. Chance da non perdere: DC Library, Panini Comics, grande storia, grandissima storia di un grandissimo autore e con due grandissimi, grandissimi eh, disegnatori. Se attualmente negli Stati Uniti è in corso eh, la serie che Tom King sta dedicando a Human Target, cioè al bersaglio umano, a Christopher Chance, personaggio fuori dagli schemi, se ce n'è uno. Uh, Art Boiled, uh, molto, molto collaterale al, al, al mondo del supereroismo, uh, targato DC Comics, uno di quei personaggi che la DC Comics ha da spendere, uh, secondo me, anche più della Marvel, cioè di quei personaggi che riescono a essere interessanti pur e, e a stare all'interno di, uh, di un universo supereroistico pur non essendo dei supereroi, ehm, queste sono le storie che hanno re, sono tornate a rendere grande questo, ehm, questo, questo personaggio da altri tempi alla fine degli anni 90 e per forza che eh, sono tornate a renderlo grande perché alle matite, eh, scusate, alle, uh, ai testi c'era un certo Peter Milligan, Peter Milligan meraviglioso, strabiliante per quanto mi riguarda e sottovalutatissimo autore della British, in, British Invasion. Dell'inizio degli anni Ottanta, autore di quella perla che, di cui abbiamo parlato un paio di anni fa, che per me è Enigma, una storia dai contenuti filosofici e da di visione del mondo meravigliosa, una delle cose a fumetti più particolari, bizzarre e interessanti che, che, che esistessero. Ecco qui ci sono due dei cicli uh, dedicati agli human target di, mh, da Peter Milligan e uh, sono due storie notevolissime soprattutto devo dire la prima uh, se la seconda um, quella di disegnata da Javier Pulido che è un, uh, un notevolissimo disegnatore della scuola del classico modernista ecco come piace definirla a me uh, giocata tra eh, tra citazioni della Golden Age e un, eh, come dire, e, e, però anche parallelamente il minimalismo eh, molto contemporaneo, di cui Pulido è un campione, ehm, che ci racconta, mh, come dire, Christopher Chance alle prese con un caso molto complesso. Uh, con uh, un, uh, come dire, dilemmi morali legati alla criminalità organizzata, alla droga, uh, alle dipendenze e quant'altro. Uh, sì, queste sono storie dedicate a quello che tecnicamente è un personaggio supereroistico. Ma Peter Milligan le piega in maniera potente ad altri discorsi, e per capirlo dobbiamo capire chi diavolo sia Human Target. La prima è una fucilata. La seconda è una grande storia di fumetto, la prima è una fucilata. Perché? Perché eh, Human Target è la storia di questo Christopher Chance. Se ancora non lo conoscete, se non l'avete visto, se qualcuno magari l'ha incrociato nella serie eh, TV eh, che è stata prodotta nel 2010, eh, Christopher Chance è ehm, un trasformista, sostanzialmente. Cioè, fa da... Eh, sì, eh, lo so, Enigma, Fumetto Totale, sì, Paul. Um, Christopher Chance è il bersaglio umano, nel senso che quando una persona si sente minacciata nell'universo della DC Comics, può andare da Christopher Chance e chiedergli di sostituirsi a lui. E questo maestro del travestimento, questo trasformista um, totale. Prenderà il suo posto, è in grado di prendere il posto dei suoi clienti in maniera talmente credibile che i potenziali assassini, i potenziali stalker, i... chi minaccia eh, il cliente di Christopher Chance, che ovviamente scompare per eh, un periodo variabile. Uh, si troverà pensando di avere a che fare con una vittima magari inerme, uh, ad avere a che fare in realtà con un combattente formidabile, con una spia formidabile, con un uomo di grandissima intelligenza, il quale avrà quindi modo di cogliere di sorpresa l'assassino, l'assassina, il killer, la killer, chi volete voi, uh, punire questo, questo criminale o questa criminale per le loro azioni e uh, restituire poi con la garanzia la vita a chi la stava rischiando. Se questo è il lavoro di Human Target, beh, Peter eh, Milligan prende questo concetto e lo trasforma in un'enorme, enorme, colossale ehm, scusa per dubitare della propria identità o per quantomeno mettere in crisi eh, la psiche e la propria identità. Perché? Perché la prima storia, piuttosto che avere Christopher Chance come Uh, protagonista ha ah, invece uh, come, uh, come dire come centro del, del, della, sua, della sua attenzione Tom Tom chi è? Tom è questo ragazzo qua Tom McFadden questo rosso crinito vedete che Christopher Chance è il uh, l'uomo dai colori Bianco e neri della capigliatura, mentre Tom McFadden è l'assistente di Christopher. È colui che um, Christopher ha scelto. Human Target ha scelto per essere il prossimo Human Target perché tutti invecchiano, anche uh, il bersaglio umano. E la storia inizia con Human Target che chiede a Tom segretamente di prendere il posto del suo mentore, cioè il posto di Human Target. Ma Tom. Prenderà il posto di Christopher Chance talmente bene che quando a un certo punto rischierà la vita non saprà più uscire dal personaggio. E questa incapacità di uscire dal personaggio verrà trattata in un'avventura che vede un'assassina che vuole uccidere Christopher, ma che finisce per minacciare Tom ehm, alle prese con questi due, e quindi il rischio della vita di Tom e Christopher. Vai a sapere chi è chi, si intreccia con un percorso che è quello di Tom di uscire dai panni di Christopher Chance, ma che è anche quello di Christopher nel chiedersi effettivamente chi lui sia, cioè nel chiedersi e nel domandarsi quanto questa vita di costante sostituzione, costante vestizione dei panni di qualcun altro in questi periodi molto specifici che lui chiama brevidite. Uh, agisca sulla sua identità. Peter Milligan è un cacchio di genio, va bene? È un, un, uno scrittore di una, di una profondità, di una, di una passione. Allora, Peter Milligan è il logos, va bene? Voglio, voglio spendere, voglio spendere questa, questa, questa fish da professore di italiano e latino, va bene? da finto intellettualoide Peter Milligan è il logos del fumetto occidentale ancora più di grandi autori come iperrazionali come Morrison come lo stesso Tom King come Alan Moore Peter Milligan è il logos cioè è l'autore più personalmente più di un J.M. De Matteis più che più di tutti ha il talento di prendere un personaggio e di renderlo un, uno strumento di, ehm, di speculazione teorica, letteraria, filosofica, eh, psicologica. Eh, nelle sue mani, e, e Tom King è eh, secondo me il suo erede più evidente e più grande, nelle sue mani. Un personaggio diventa più del personaggio, diventa la scusa, lo strumento contemporaneamente per ragionare sul concetto che gli sta dietro. Eh, Enigma è secondo me il capolavoro di, 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 di questo tipo di costruzione della storia, ok? Eh, laddove si parla di un personaggio singolo. E queste storie di Human Target, soprattutto, ripeto, la prima delle due che è contenuta in questo splendido, splendido, splendido volume, eh, è, è assolutamente all'altezza di quella cosa lì, anche perché Human Target è perfetto per Peter Milligan. Questo volume è un raro caso di personaggio pop che nasconde una complessità incredibile, che trova l'autore... Perfetto, uno dei pochi autori che può fare quello che Peter Milligan ha fatto qui dentro. Se poi ci mettete che c'è eh, Edwin Bukovic, eh, disegnatore balcanico, eh, o, probabilmente per quello è Bukovic, eh, alle matite nella prima di queste due storie, e poi Javier Pulido nella seconda, eh, siete davanti veramente a. Ha um, un fumetto che mette insieme due grandi artisti con un, 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 un autore assoluto, un autore di, di culto che deve diventare di culto per tutti eh, i veri appassionati eh, di fumetto occidentale, che in questo volume mette insieme dei sapori clamorosi, mette assieme eh, con un equilibrio mira da miracolati l'azione, l'avventura. La riflessione, eh, il, la retrospettiva su dei singoli personaggi, eh, il, il gusto retro per le storie di una volta, ma utilizzate per raccontare tutt'altro, cioè non tutt'altro, per raccontare qualcosa che ci riguarda universalmente, cioè il problema enorme dell'identità e di quanto sia importante avere in qualche modo un'idea chiara di chi si è, di, chi, di che cosa si desidera. Uh, queste sono storie in cui si mescolano il senso di colpa, il senso di responsabilità, uh, il, il, il problema di darsi una definizione, la necessità di darsi una definizione. Um, è un'opera pirandelliana okay? questo volume di Juman Target uh, è veramente un, un, un uno nessuno 100.000 calato nel mondo del, del supereroismo e messo in, uh, nelle mani di un autore um, che io non, non, ho, non ho parole più per decantare um, in più con due grandi artisti uh, alle matite eh, sono felicissimo, felicissimo che ehm, la Panini ci stia proponendo tutte queste belle... e la DC ci stiano proponendo ehm, grandi storie di Human Target, che soprattutto che siano state recuperate queste qui, perché mh, senza queste storie del, della fine del, degli anni 90... L'attuale grande saga partita benissimo di Tom King, non avrebbe ragione di esistere. Non avrebbe ragione di esistere. Eh, Tom King l'ha presa da un altro lato, l'ha presa per un altro verso, l ha, l ha, pre ha preso il personaggio di Human Target per raccontare delle cose molto diverse da quelle di, eh, di Milligan Milligan ne fa, ripeto, veramente un oggetto di logos, di ragionamento sulla natura umana, laddove invece. Tom King sta raccontando una grandissima, interessantissima storia di amore e intrigo e sta utilizzando i personaggi in maniera molto meta per dire delle cose del dietro le quinte dell'universo DC. Ecco, io non credo che Tom King riuscirà a fare di meglio rispetto a quello che ha fatto eh, Peter Milligan e attenzione, noi di Tom King siamo fottutamente innamorati, ma queste storie di Peter Milligan sono davvero un punto altissimo della storia eh, del, del, del fumetto di c Comics per quanto mi riguarda, nata e cresciuto ovviamente in un'epoca in cui gli anni 90, in cui la vertigo dominava e dava ehm, ancora oggi rimpianta e compianta perché cara Black Label nel nostro cuore verrai sempre molto 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 dopo le soddisfazioni che ci ha regalato Vertigo tra gli anni 80 e 90 non possiamo negarlo ma anche una parte degli anni 2000 eh, e la morte di quell'etichetta eh, adulta e qui di temi adulti ce ne sono parecchio eh, non fate leggere queste storie ai vostri figliuoli o ai vostri nipotini mi raccomando per carità eh, almeno finché non hanno un'età per ragionare e per mettere le cose in prospettiva era un'epoca in cui la Vertigo ci raccontava veramente delle storie clamorose, eh, era l'epoca delle grandissime storie di, 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 eh, di John Constantine eh, e, e tanto altro, insomma, quindi la coda perlomeno di quel periodo. Quindi imperdibile, imperdibile. I primi due fumetti che vi ho raccontato ho detto ottima roba, però. Anche cioè, se li lasciate sullo scaffale non succede niente. Questi 26 euro per Human Target, uh, chance da non perdere, di Peter Milligan, Edwin Bukovic e uh, Javier Pulido, invece, sono un investimento in in impossibile, secondo me, da bucare. E che è impossibile che uh, non vi ripaghi insomma, uh, del, del denaro speso. Mi raccomando, Human Tacket, chance da non perdere. DC Library Panini Comics, 26 euro. Tantissima, tantissima roba. A lei, signor Pasquale, eh, signor, Pasquale, signor Francesco. <ride> Pasquale ci manca tanto, ma ancora non è qui con noi perché, insomma. Eh... C'è un pick da raccontare, no? C'è un pick up, qua continuiamo. Mi dispiace per Paul che veramente gli facciamo spendere un sacco di soldi, ma qua continuiamo davvero a, a parlare di, 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 di fumetti veramente di qualità. Eh, pick up, Il maestro del silenzio, è eh, l'ultima storia inedita uscita. Pabellinio. Grazie del rinnovo dell'abbonamento. Uscita mh, è legata appunto a, que al, a questo mondo alternativo, a questo Paperino eh, 2.0, o Paperinic se volete, 2.0, eh, firmata da Alessandro Sisti, da Giuseppe Facciotto, Emanuele Virgì e Emanuele Giarolli. Eh, io devo dire che ogni volta che, che li vedo all'opera, che vedo Sisti all'opera, sono, sono veramente mh, ammagliato dalla sua capacità di saper raccontare. E, mh, dalla, sua, dalla sua capacità, secondo me, è veramente uno degli, degli esempi di grandezza di un autore è quando una storia scorre fluida, eh, Godibile, eh, ti prende fino all'ultima pagina e, se, e sembra tutto semplice, eh, dietro c'è un lavoro, una tecnica, una professionalità, un'esperienza un strepitosa ed è quella che, che hanno veramente questi, questi grandi autori della Disney Italia. Eh, siamo in stretta continuity, eh, lo potete capire eh, dalla. Eh, dal fatto che eh, ci sono personaggi nuovi che vedete nella copertina di Mottura, ma ci sono anche personaggi che ormai abbiamo imparato eh, ad amare, come, come per esempio la dottoressa Dunia Voida, eh, la, Grande la rossa, grandissimo personaggio, la, la, la rossa, affascinante industriale scienziata che, che, creatrice della Re, reboot e che viene ospitata eh, anch'essa nella nella Duckler tower dove, dove, vivono, dove vivono e dove, dove sono ospitati ovviamente dove uno eh, la, le, la, la mente digitale cibernetica di uno e ovviamente paperino eh, o, o, alias eh, alias P.K., eh, lei è la presidentessa della società Reboot. È una donna geniale, è una donna affascinante. Ma è anche una donna molto curiosa che vuole capire, che cosa sta per, vuole, vuole capire mh, i, i misteri e le cose che, che non tornano nella Duckel Tower. Eh, vorrebbe carpire la vera identità di PK. Lei ha dei sospetti, ma questi sospetti vengono sempre fugati o nascosti da uno e in tutto questo per chi non lo sapesse l'intelligenza artificiale che che insomma che aiuta Papierino, che aiuta, esatto, aiuta Paperino nel, nel, nelle, eh, nelle sue avventure ed è anche interessante ed è anche molto divertente come gli autori giocano anche quasi con una, con una sorta di c'è anche un, un, uno scontro, un, un, sempre un battibecco tra PK e Uno che molte volte non vanno d'accordo o si punzecchiano. Quindi anche questo gioco eh, narrativo è molto interessante. Bravo Claudio che ci fai vedere l'immagine di Uno. E, e qui abbiamo, abbiamo un'introduzione, li, li vedete nella, nella copertina, eh, abbiamo l'introduzione di un nuovo villain, di due nuovi villain in realtà, di una nuova... Grande minaccia che può essere e che può diventare per, per Paperino, per, per PK e per la sua squadra, eh, ovvero parliamo del, di Garundar eh, e, del, e di questo ordine del silenzio che è, diciamo, ricucito, ritagliato sulla, sulla figura sulle figure strepitose dei ninja giapponesi. Quindi, questi guerrieri che, opera, che, operano, che operano nel buio, nell'assoluto silenzio, che non possono essere visti, anzi, il fatto di essere visti è un disonore per questi, per questi guerrieri, e che sono sulle tracce vorrebbero. Ehm, comunque... Garronda è il grosso di questa copertina. Esatto, esatto. Fatto. E troglo, troglo è la sua spalla, il, diciamo, il braccio destro. Eh. Ok. E, che vorrebbero invece eh, venire a contatto, anzi, diciamo, eh, scontrarsi con Xadum, eh, Occhi Belli, la nostra Occhi Belli. In, questa, in, questa, in tutta questa storia eh, non, non vi spoilero, c'è Xadun, non c'è Xadun, è ancora sulla terra, se n'è andata. Eh, lo scoprirete leggendo questa storia che come vi dicevo è in stretta continuità con le storie precedenti che hanno visto, hanno visto pro protagonista uh, Occhi Belli ovvero Xaduna, la, l'aliena Xadun che a questo punto insieme a PK è l'eroina che protegge Paperopoli dai cattivi e 12 euro uh, il maestro del silenzio Un'altra uh, un perla è un altro tassello imperdibile, immancabile nella, nel, nel mondo di, di PK e in questo veramente eh, fumetto che ormai è già diventato, è, è, è un classico, è un cult assoluto e continua con storie di, 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 di totale, totale eh, suggestione, potenza e, e qualità. Eh, quindi mi dispiace per Paul, ma anche qui Paul eh, te, lo, te, lo, te lo consiglio vivamente perché PK. PK, è davvero è una di quelle letture che è, è una, sdraiati sul divano è, è, una, è una goduria e ti, 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 ti riporta in pace col mondo, è un capolavoro di costanza qualitativa, devo assolutamente. Dire che il nuovo ciclo di, di PK è. Ogni, ogni tassello va, va dritto al suo posto, senza sforzo, c'è una, una grande costanza. E, e vedi, cioè, il lettore percepisce questa facilità e nello stesso tempo ti chiedi, eh, per esempio gente come noi che deve fare anche il critico, ti chiedi invece davvero la, la bravura, la costanza, l'esperienza, la tecnica di questi autori che fanno sembrare tutto così facile, è veramente incredibile. Sì, è una cosa bella, anche perché poi, insomma, il rilancio di PK è stata una scommessa di una certa importanza. Sai che io non, non, noi non siamo degli insider, ecco, noi parliamo di storie, è vero che cerchiamo di interpretare eh, a modo nostro anche le dinamiche, diciamo, di quello che succede nel mondo del fumetto, soprattutto americano, giapponese, italiano, con, con, con qualche puntata, insomma, anche altrove cercando di tenere le antenne sempre ben alzate anche grazie al lavoro dei, degli editori che ci portano in Italia tante cose però come sapete uno il mondo del fumetto è troppo ampio perché perché noi si possa stare dietro a tutto insomma ci sono delle persone che almeno apparentemente stanno dietro a tutto eh, io penso che facciamo bene noi a stare dietro solo alle cose che riusciamo a seguire con una certa attenzione, e il resto appaltarlo insomma, per riuscire a parlarvi bene o quantomeno al meglio possibile di quello che è nella nostra faretra, pur cercando di mantenerla più ampia possibile, certo. Però non siamo degli insider, io non so, almeno io non lo sono e eh, credo anche tu, Francesco. Io non so quanto venda PK, non so se sia stata una scommessa vinta dal punto di vista strettamente, eh, strettamente economico. Questa traslazione ai cartonatini mi sembra un'ottima idea, perché per è un'ottima idea, poi... è un'ottima idea. E volevo dire, è un... bravo, colgo l'occasione per dirlo. Cioè, a me piace tantissimo questo formato. Eh, questa edizione che potremmo dire alla francese perché sì. dà ancora più valore al, al prodotto, al suo contenuto che è di, di, primissimo, di primissimo livello, eh, alza sicuramente l'asticella: nel senso che a tutti gli effetti, PK, si, con questa collana si, si propone proprio come un vero e proprio libro, come un, veramente un, 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 romanzo, un romanzo grafico a puntate, diciamo pure a puntate, però, è un romanzo grafico e ha tutta, tutta l'importanza che si merita con questa edizione. Anch'io non sono un insider, anch'io non so eh, quanto, eh, sia, quanto sia la, la fortuna che sta avendo questa serie, ma almeno eh, vedendo che la Panini continua a pubblicarla, continua a, a scommettere su questa, su questa soluzione, su questa edizione, che è, ripeto, di grandissima qualità, mi fa, mi fa essere ottimista sul fatto che, 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 stia, che stia almeno eh, ricompensando il, 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 gli sforzi della casa editrice di moda. Sì, io me lo auguro perché tu hai detto una cosa prima, eh, hai detto un'edizione alla francese. Ragazzi, eh, ogni tanto capita no, di, di essere invidiosi del, del mercato dell'editoria francese eh, che può trattare gli autori. Molto meglio, può dare anticipi agli autori eh, e ai disegnatori molto più alti rispetto a quello che può fare l'editoria italiana. Io lo so che prima o poi diceva i soldi non bastano mai, è verissimo. E, ma il punto è che siamo, po siamo troppo pochi. <ride> Noi, lettori di fumetto, siamo ancora troppo pochi. Quindi, se siete all'ascolto, siete a, in questo momento mi si dice 176. Se ci sentite, se ci ascoltate, se venite qui settimana dopo settimana, e poi siete tanti altri, perché quel numero invece lì ce l'abbiamo, che guardano le nostre live poi indifferita, ok? Siete sempre qualche migliaio. Noi siamo dei divulgatori per passione e la nostra principale missione richiede il vostro aiuto. Gente, fate leggere i fumetti, fate leggere i fumetti. Paul che dice ci sono troppi soldi. Prendete degli amici, trovate degli amici, organizzatevi come è capitata la fortuna a me quando ero ragazzino. Ho potuto leggere tanto perché, perché eravamo in gruppo, compravamo un po' di roba, poi ce la passavamo. Era, e questo era, era, un, must. era un must: e, tu, e, tu compri quello, io compro quello, ce lo scambiamo. Mm. Esatto. E un'altra un cosa, ragazzi, eh, è vero che ci sono tanti soldi, ma. Io personalmente, io sto in Brianza, insomma, eh, tra, tra Lecco e Milano, io personalmente da a qualche anno collaboro con delle biblioteche della zona che si stanno dannando, perché è vero che siamo ancora troppo pochi in generale, si legge troppo poco in Italia, non soltanto fumetto, si legge troppo poco di tutto, troppo poco di giornali. In generale, certo. Ehm, sto cercando di collaborare con delle biblioteche per fare donazioni, per cercare di consigliare... Che, che cosa, quali sono i titoli che bisogna avere per forza? Fate qualche giro in biblioteca perché ci sono sempre più biblioteche che tentano di, eh, come dire, di, 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 di prendere il vento, di prendere l'onda del fumetto e che hanno un po' di roba ehm, in, in casa, ok? Ma eh, la gente non lo sa, semplicemente non lo sa. E cosa succede? Che molto spesso le biblioteche puntano sullo, sulla roba storica italiana, sul su Corto uh, Maltese, sulle storie di Sergio Toppi, insomma, su un sacco... ma, ma ci sono anche delle biblioteche, bisogna un po' cercarle, che stanno cercando, faticosamente, perché poi il mondo è enorme, di specializzarsi sul fumetto. Quindi, cosa succede? Che queste biblioteche funzionano tanto quanto poi i fumetti vengono presi in prestito. Quindi io vi do questo consiglio. Andate nelle biblioteche dei vostri paesi a vedere se hanno delle storie a fumetti e se non ce le hanno, chiedetegliele. Perché i bibliotecari possono acquistare libri con ehm, come dire con degli sconti importanti, ok? Ma molto spesso non hanno la minima idea del mondo che sta dietro al fumetto, di che cosa vale, valga la pena di avere. Quindi se siete degli appassionati, se siete degli esperti, Andate a vedere perché magari hanno delle sezioni fumettistiche che però nessuno considera e quindi poi non le nutrono, non, non, non si informano, non vanno avanti e boh, girate un po' per le biblioteche dei, dei paesi intorno a voi perché ce ne sono alcuni che stanno veramente cercando di fare la fatica di avere un po' di manga, un po' di francesi, un po' di storie importanti americane e inglesi eh, e italiane eh, da, da spacciare, ok? Sì, anch'io, esatto, anch'io faccio eh, delle donazioni, pool ed è vero, i fumetti sono richiesti pochissimo dai bibliotecari per poi, però ce ne sono alcuni che ci stanno tentando. Io qui in zona ho la fortuna di avere due bibliotecari che, hanno, che stanno cercando di mettere insieme veramente delle collezioni importanti. Eh, starebbe molto bene in una biblioteca e io mh, e mi piacerebbe vedere eh, come dire eh, promosso okay? eh, che si facesse promozione eh, nelle biblioteche a questo volume di Caielli e Frongia che si chiama La Medusa Immortale perché? Perché eh, realizzato in collaborazione con vediamo se riesco a farvi leggere con la stazione eh, zoologica Anton Dorn, questo fumetto non racconta la storia di un personaggio, ma racconta la storia di un uomo, che è appunto la stazione zoologica che sta a Napoli. Eh, Anton Dorn, chi era Anton Dorn? Anton Dorn era uno zoologo tedesco, è una specie di docu fumetto. Ok, questo è un, era uno, zoolog, uno zoologo tedesco ehm, che aveva. Uh, rapporti epistolari con questo uomo qui uh, che uh, è la versione disegnata di un certo Charles Darwin uh, verso nell'ultima parte dell'Ottocento e uh, Anton Dorn che è Qui in questo modo eh, ritratto eh, da Francesco Frongia, eh, zoologo è il responsabile della creazione del, eh, dell'acquario e della stazione eh, zoologica dedicata soprattutto agli sostanzialmente agli animali marini, eh, che c'è a Napoli. Questo fumetto, che è appunto un docu fumetto Targato Feltrinelli, racconta la storia della nascita. Del, della stazione zoologica, un luogo straordinario uh, realizzato con vasche uh, fatte con il tufo del Vesuvio e uh, con un accesso diretto al golfo di Napoli, uh, e che è, è stato un luogo di studio, di incontro di studiosi, di uh, incontro. Di, Gratuito, che ha messo a disposizione gratuitamente eh, materiali e, e, e luoghi di lavoro per diversi decenni agli, agli zoologi marini e agli studiosi eh, del, di zoologia in generale. Um, e la storia di questo, uh, di questo luogo è la scusa uh, intelligentemente sfruttata da Caglielli per parlare della curiosità e della passione umana. Perché alla fine la scienza si nutre di due cose, curiosità e passione, eh, prima ancora poi che de, de, del denaro che serve per, per fare ricerca, per fare gli studi, ma la scienza vive, prende le mosse da queste due cose qua. La curiosità insaziabile che si trova nel cuore degli uomini e delle donne, eh, in alcuni e in alcune più che in altri, fortunatamente, e che a volte trova terreno fertile e trova la fiducia eh, intanto in se stessi e poi degli altri eh, che consente di, 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 di finanziare eh, le ricerche che poi ci permettono di svelare piano piano eh, quello che possiamo del, dei misteri della natura. E la passione. E curiosità, è passione di Anton Dorn eh, e, e poi di suo figlio. Adottati dalla città di, di Napoli, pur essendo intimamente tedeschi nel, nell'animo, uh, e, e, e radicalmente eh, inquadrati, ok, laddove invece Napoli, come sappiamo, è una città. Di nuovo, parliamo di Napoli in assenza di Pasquale. Questa cosa mi dà un grandissimo fastidio. Eh, potremmo farlo in maniera più compiuta. In Napoli, che invece è una città di cuore, di, di, eh, di, eh, con, con tutto anche quel, quel portato di, di caos innegabile che, che, che questo porta con sé, ma che è un, un brodo di cultura, poi di tante cose belle e brutte soprattutto belle per quanto mi riguarda, eh, e la storia di questi due tedeschi, di questi due tedesconi che hanno a che fare con la Prima Guerra Mondiale, con eh, la Seconda Guerra Mondiale, con eh, i momenti in cui la scienza diventa secondaria, eh, in cui eh, la Germania e l'Italia che li, ha, li aveva adottati sono nemiche e quindi loro hanno bisogno di, di, di trovare rifugio altrove e quindi rischiano di dover abbandonare eh, il, la stazione zoologica, insomma, e tutte queste passioni, questa curiosità umana è osservata dalla medusa immortale, cioè una delle principali scoperte fatte da Dorn, una medusa che non muore mai perché invece che morire, quando si trova nei momenti di grande stress, di grande crisi, cosa fa? È in grado di tornare alla sua condizione cellulare staminale, torna alla condizione di polipo, che non è il polpo, cioè l'animale intelligentissimo che ogni tanto ci mangiamo con le patate, ma è il polipo, cioè lo stato sostanzialmente embrionale, potremmo dire, della medusa. E quindi la medu questa medusa è immortale perché non esce mai dal ciclo della vita. È come se invece che morire fosse in grado di tornare bambina, di tornare anzi. Uh, più ancora che bambina, di tornare uh, embrione e poi di rigenerarsi. Un po' come uh, quelle piante che si propagano per talea: no? uh, sapete che uh, tutte le uve chardonnay sono, um, hanno tutte lo stesso DNA. Le uve di, un, di una certa specie hanno tutte lo stesso DNA perché uh, si riproducono per talea, come le fragole. No? Se voi prendete una pianta di fragola e la lasciate. La piantata nel terreno, questa getta le sue talee e fa altre piante che hanno tutte lo stesso DNA perché sono tutte quante sostanzialmente eh, de 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 dei polloni della stessa pianta. Ecco, questo qui è invece un organismo animale e non vegetale che fa la stessa cosa e che Caielli e Frongia trattano come un essere senziente. Cioè, mentre gli scienziati eh, tedeschi e, e, del e del centro studi, del centro zoologico, la studiano. In realtà è lei a osservare noi, è lei a osservare loro e a riconoscere in loro alcune delle caratteristiche fondamentali e affascinanti del genere umano. Mi è piaciuta molto questa storia, è molto riflessiva, molto documentaristica, non per tutti, secondo me, ma mi è piaciuta molto perché con grande semplicità riesce a dire questa cosa qui. Eh, lo dice con un disegno molto asciutto, anche lui che eh, ha un sapore abbastanza retro, frongia, Um, varia anche abbastanza la tecnica ci sono diversi momenti onirici eh, dedicati ai personaggi e al loro contatto diciamo con la medusa immortale che sono più um, hanno un aspetto da colorazione più a pastello eh, mentre invece eh, i momenti realistici sono più brillanti e più puliti eh, è una storia sicuramente non è una storia d'azione ma è una storia di buoni sentimenti in generale ed è una storia di speranza, ok? Ehm, è una storia di speranza, una storia di trasferimento della cultura, è una storia di appunto di passione e di curiosità, che sono due caratteristiche che vorremmo vedere molto più spesso. Io poi, da, 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 da professore, cerco di stimolarle il più possibile se sono capace o come sono capace eh, nei miei studenti. Quindi è veramente una storia che parla di noi. Uh, del genere umano per una volta in senso positivo, ed è una storia di speranza che ci ricorda che um, anche nel, nel pessimo spettacolo che il genere umano spesso dà di sé, c'è <coughs> qualcosa da salvare eh, della, della nostra disgraziata specie. 17 euro Feltrinelli Comics, La Medusa Immortale, un bel docu-fumetto onirizzante. No, mettiamola così, e che sembra parlare di un luogo, invece parla di persone, eh, targato Feltrinelli Comics. 17 euro. E chiudiamo, Francesco. Chiudiamo con eh, l'altro titolo eh sì. attualmente, attualmente in corso di Tsutomu Takashi. Il ritorno di Tsutomu Takashi. Jumbo Max. Ehm. Qui eh, invece siamo già più avanti, la, in Giappone la, la serie è più avanti. Panini Comics è arrivata, mi pare, al quarto volume, la pubblicazione qua in Italia. Uh, Seinen eh, sempre del 2020, come Guitar Shop Rosy, eh, pubblicato, dicevo, da Shogakukan. E, mh, e qui eh, il sensei ci, ci stupisce ancora una volta perché cambiamo completamente registro, cambiamo completamente racconto, cambiamo completamente soggetto, cambiamo completamente argomento, finiamo eh, in un mondo dove eh, è importantissima una cosa. Eh, quello, che, quello che ci racconta, cosa, scusate, l'unica cosa che rimane è il registro stilistico. La, la classe, l'eleganza eh, del disegno e del tratto del maestro. Adesso eh, so che ho, eh, con i miei problemi di telecamera non so quanto, quanto riuscirò a, a, dargli, a rendergli onore, a rendergli merito. Dicevo, cambiamo completamente argomento, eh, parliamo, se, siamo sempre ai giorni nostri, siamo in, eh, facciamo la conoscenza di eh, Tateo Sone, che è quel signore un po' sovrappeso che si, vede, che si vede sulla destra della copertina che sta facendo vedere Claudio, che eh, è una persona già un, non, più, non più giovissima, ha, ha la fortuna, così sembra, di, di conoscere e di, e di frequentare, di, di sposare una donna molto più giovane di lui che dice di essere, di essere incinta di lui, ma Tateo sa che la cosa è quasi impossibile perché Tateo è impotente dalla nascita. Quando questo personaggio, tutt'altro che potete vedere, questo personaggio ro rocambolesco da, da, dal, che vedete in mezzo tra Tateo e la, e la ragazza, tutt'altro che era raccomandabile, gli fa provare un medicinale, un farmaco, una sorta di pillola blu, no? la famosa, come si chiama, non mi ricordo, eh, la famosa pillola per eh, il, diciamo, la disfunzione etile, cioè che quindi eh, ridona la, la potenza etile a un uomo. Lui che ha, ne ha provate veramente di tutte eh, e, che, su, e, su, e, e che lo hanno sempre deluso, questi farmaci, invece questo, questo, questa pillola. Funziona. Eh, riesce a ottenere il, il suo effetto. Tateo, miracolo. miracolo, avviene il miracolo. Tateo, oltretutto, è un, è un farmacista. Eh, deve scoprire assolutamente qual è il, 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 la ricetta e quindi quali, quali sono gli elementi. E in, quanti, e in quali dosi questi elementi eh, rendono questa, questa pillola eh, miracolosa? E nello, nello stesso tempo deve, eh, vuole scoprire, deve capire se eh, la, la propria compagna è stata veramente messa incinta da lui o se, per esempio, è stato l'ex marito che lui scopre la, a cane, così si chiama la sua moglie, eh, comincia, o ricomincia a frequentare. Quindi eh, è una storia sicuramente eh, giocata sul, sul mistero, sul, uh, è, un, è una sorta di thriller anche psicologico in cui mh, si parla di, di sesso, ma non nel, nella maniera diciamo che voi date per scontata, ma dei problemi legati al sesso più che altro. Eh, del sesso come pornografia, la figlia di questo signore qua che vedete appunto... Che sta scartabellando una sorta di, di, di albetto, di giornalino, la, la figlia di, di questo signore qua che si chiama, chiama Sumaoka eh, Fala Porno Star, e, e non può mancare il, la terza della sto, il terzo protagonista della storia, che è una donna che vedete nella copertina, che è invece una ricercatrice farmaceutica. Eh, si crea una sorta di eh, unione, voluta o non voluta, ben voluta o malvoluta, fra i tre, si, nasce una sorta di associazione a delinquere. Ma non vi racconto altro perché è l'ennesima prova della capacità creativa di Takashi, che ti spiazza sempre per i soggetti, che riesce a trovare, a inventare, ad approfondire per costruire una storia che comunque ti conquista sempre. Eh, Tateo è veramente una persona, è una persona, è una persona buona, è un... È un eh, molte volte addirittura è, è così buona da, da passare un po' per, per stupidotto, eh, scopre questo miracolo, eh, questa, questa pillola miracolosa, Entra in, contatto, entra in contatto con Sumaoka che invece sembra essere una persona molto scaltra che la salunga eh, guardate quando si presenta eh, con, questa, con questo diciamo, aspetto quasi clownesco e, e i clown eh, incutono sempre un po' di timore sono sempre figure che borderline no? e mi ero perso questa battuta di Paul che quando parlavi di erezioni ha scritto che è un finale <ride> in crescendo assolutamente è sempre una figura borderline eh, Sumaoka è una figura borderline mentre, mentre Tateo è una persona trasparente, è un, è un buonaccione, una persona di cui subito ci, ci fidiamo noi lettori anche se magari eh, può avere degli atteggiamenti un po', un po contraddittori un, un po' discutibili Tateo eh, invece, invece eh, Sumaoka è una persona che noi guardiamo subito in cagnesco in, non sappiamo è un buono, è un cattivo è un furbo, si vuol prendere il gioco di Tateo eh, e poi arriva lei, arriva questa splendida eh, ricercatrice eh, che lavora nell'Università in in un eh, del Farmaco di Tokyo, che potrebbe aiutare Tateo a, a scoprire e a realizzare eh, quest, questa, questi, quest, questo farmaco, che non è più in produzione, è un farmaco artigianale, di cui, di cui probabilmente non si sa più nulla del proprietario. Insomma, è una storia intricata, ma... Spiegata benissimo eh, da, da, da Takahashi, disegnata benissimo, è una storia che ti, ti inchioda subito alla pagina, dall'inizio fino alla fine, ti lascia in sospeso col fiato in sospeso, eh, nel, nella conclusione del, del capitolo, eh, disegnata in maniera sempre strepitosa da Takahashi. Cosa posso dirvi? Veramente, cioè il, il Sensei con questi due titoli, Seinen, entrambi per Shugakuka, entrambi pubblicati da Planet Manga, entrambi iniziati nel 2020, si è, è tornato alla grande mostrando il suo, la sua solita bravura, la sua solita verve, un Takashi veramente illuminato all'ennesima eh, all potenza, due, due titoli immancabili, imperdibili quest'anno. Vi ricordo il primo, Guitar Shop Rosy e Jumbo Max. Per chi ama questo autore e per chi ama il manga di qualità e il manga per adulti, eh, questi due titoli sono veramente imperdibili. Bene, grazie Francesco. Devo dire che oggi avevamo veramente da parlare di cose a cui abbiamo voluto tantissima bene. Tantissima bella roba! Tantissima e questo bella ci roba! Ci aiuta moltissimo. Uh, io saluto il Francesco di... ok, adesso ti sei sbloccato perché eri... avevi l'immagine bloccata in una posizione piuttosto curiosa. E saluto te, saluto tutti i nostri reti ascoltatori, saluto Virginia, saluto Paul, saluto Pasquale, saluto... Tyler. saluto tutti quelli che passano a dirci la loro a commentare. Saluto chi è andato, chi sta andando adesso e chi ci vedrà poi in differita. Buon pomeriggio, buon fine settimana, e tanti buoni. Davvero, un saluto a tutti, un saluto davvero a tutti quelli che ci hanno seguito in questa puntata. Un saluto a te, Claudio. E come al solito ve lo dico, ve lo ripeto: buona lettura e buona fumetta a tutti. Ciao, Francesco, un abbraccio e ciao a tutti. Un abbraccio, ragazzi. Un abbraccio a tutti. Ciao.